Buona la prima per lo Sporting Pontecagnano che nella prima partita ufficiale della stagione, valevole per la Coppa Italia, ha battuto per 2-1 l'Angri. Una partita a due facce che ha visto i ragazzi di Mister Parisi passare in svantaggio grazie al bellissimo gol di Manco, che con un tiro a giro di destro ha insaccato alle spalle di Mazza. La rete degli ospiti ha motivato i padroni di casa che nella ripresa hanno attaccato con maggiore vigore, riuscendo prima a raggiungere gli avversari con il gol di Genovese su rigore e poi a passare in vantaggio con il classe 97 Picaro. Un successo importante per i picentini in vista dell'esordio in campionato del prossimo 16 settembre contro il Giffoni Sei Casali.